Buonasera a tutti e benvenuti. Torno a fare i video dopo qualche giorno, non perché sembra che prendo i momenti, diciamo, di maggiore così paura nei mercati e coincidono con i video. Prima l'avevamo visto con SVB, Silicon Valley Bank, poi con Credit Suisse, e adesso proprio in questi minuti in cui sto girando il video, diciamo insolitamente di giorno, su Deutsche Bank, che anch'essa è una banca che, come Credit Suisse, diciamo aveva dei problemi che andavano avanti da anni, sempre nati nel periodo dei derivati, ma parliamo di più di 10 anni fa. Di paura, di finanza creativa che spesso ha creato dei disastri, non solo per Deutsche Bank. E queste banche di importanza fondamentale, di importanza sistemica, Deutsche Bank ha un'importanza, come potete vedere anche dalle dimensioni della banca, talmente grande, opera in tutto il mondo che è sempre così, è stata più o meno tenuta in vita, come in parte è avvenuto per altre banche anche in Italia. E tutto questo così magari ritardava il problema che, come dicevo, era già nato prima, ma nel momento in cui appunto probabilmente è scattata questa paura per la Silicon Valley Bank, che in realtà, come avevamo visto, aveva una importanza molto locale nella Silicon Valley, appunto operava soprattutto nel settore delle imprese dell'innovazione, soprattutto venture capital, cioè diciamo finanziamento iniziale delle società, l'ingresso di investitori su una società magari già esistente per farla ingrandire, fargli fare degli investimenti, magari un domani quotarla in borsa. Quindi era un settore molto particolare, è entrato in crisi per dei motivi sostanzialmente legati all'aumento dei tassi di interesse, ma poi si era visto che comunque, diciamo, avevano anche dei problemi specifici legati al settore in cui operava, eccetera. Quindi era una realtà in teoria che non doveva teoricamente dare contagio, anche se probabilmente aveva spaventato perché il momento, diciamo così, devastante per Silicon Valley Bank, che aveva determinato la sua fine nel giro di 48 ore, era il fatto che un rapido, diciamo, ritiro dei soldi depositati, 42 miliardi di dollari, non era, diciamo, adeguatamente coperto, anche perché la banca aveva dovuto vendere dei titoli di Stato americani, quindi comunque di, diciamo, qualità creditizia molto alta, ma col fatto che erano aumentati i tassi di interesse di molto nel giro di poco. Ieri la Federal Reserve ha portato i tassi tra il 4,75 e il 5%, quindi diciamo un aumento così rapido non so da quanti decenni non veniva fatto. Non è tanto che il 5% sia un tasso alto in sé, se prendiamo un orizzonte temporale lungo, anche se ormai da 15 anni era un tasso che non si vedeva appunto da prima della crisi del 2008, ma anche la rapidità dell'aumento, e questo avevamo visto ha fatto crollare il valore di anche i titoli di Stato. Quindi si è capito che il rischio di detenere obbligazioni non era soltanto legato alla qualità creditizia, se l'emittente delle obbligazioni fallisce, ma anche il problema del tasso di interesse. Se veniamo da 15 anni di tassi a zero, quindi ci si poteva indebitare con tasse a zero e poi improvvisamente vengono alzati, quei titoli anche di qualità creditizia ottima crollano di prezzo per forza, perché i nuovi titoli hanno rendimenti molto maggiori. Banalmente l'abbiamo visto anche in Italia, ormai un buono ordinario del tesoro a 12 mesi, l'ultima l'asta era oltre il 3,6% di tasso di interesse, 12 mesi un botto. Venivamo da un periodo che addirittura i rendimenti erano negativi, per cui dovevamo pagare noi più di quello che avremmo ricevuto per prestare i soldi allo Stato italiano.
anche su scadenze più lunghe di 12 mesi, quindi questo per dare idea dell'assurdità. Dopo abbiamo visto quello dell'inflazione, sono stati alzati i tassi, insomma, non, diciamo, non allungo il video inutilmente, insomma, questo era. Poi per maggiori informazioni potete rivedere i video su SVB Bank, in cui magari cercavo così di spiegare questo meccanismo e ricostruire dal mio punto di vista le cause. Però tutti più o meno erano d'accordo sul fatto che questo tipo di crisi sarebbe dovuta rimanere a livello locale, anche perché era nata negli Stati Uniti. E invece il paradosso che avevamo visto 2 video fa era che la situazione negli Stati Uniti al momento è stata abbastanza tranquilla. Sostanzialmente il governo americano e la Federal Reserve hanno coperto tutti i depositi, anche quelli oltre 250 mila dollari, che in teoria dovrebbero essere garantiti dal fondo di tutela su SVB Bank. Quindi adesso c'erano un po' di tensioni su First Republic, che è un'altra banca, ma anche lì altre grosse banche hanno versato, proprio hanno fatto degli enormi depositi sulla questa banca, quindi in modo da dargli liquidità. Quindi più o meno la situazione sembrerebbe tamponata, e la paura comunque anche a vedere così le quotazioni è abbastanza limitata. Oggi, per esempio, al momento First Republic Bank sta perdendo il 5%, mentre appunto in Europa la situazione è molto peggiore. E avevamo visto appunto che la situazione era molto peggiore in Europa, finché Credit Suisse sostanzialmente ha rischiato di saltare, è stata, diciamo così, più che salvata, acquisita da UBS. Ma ovviamente tutti gli obbligazionisti hanno perso tutto, e addirittura il governo svizzero, la banca centrale, anche gli hanno dato linee di credito, si sono presi carico di tutta una serie di perdite, e questo aveva anche fatto un po' gridare allo scandalo alcuni. UBS era volata in borsa, appunto perché sostanzialmente gli avevano dato la società ripulita da tutti i debiti, da tutti, diciamo, i crediti con problemi, che era il suo principale concorrente. Quindi adesso si trovano anche con un mercato praticamente sostanzialmente senza quasi concorrenza, erano i due colossi svizzeri. E invece, appunto, quindi dopo così qualche giorno di decollo, considerate che se prendiamo, ecco, per esempio lunedì 20 marzo, dopo l'affare, il titolo era quotato intorno a 14,68 franchi svizzeri, è decollato, è arrivato quasi a 20, 19,47 martedì, mercoledì, scusate, e oggi sta perdendo, quindi ha fatto in 5 giorni l'8% di guadagno, nonostante oggi invece sta perdendo il 5%, quindi è proprio letteralmente crollato. E invece le banche americane, Goldman Sachs perde il 2,85%, JP Morgan il 2,18%, quindi questa crisi nata negli Stati Uniti in realtà poi ha peggiorato, soprattutto in Europa, e non per un effetto contagio, avevamo visto di SVB Bank, ma perché probabilmente la problematica di quella banca ha costretto, comunque ha spinto molti investitori a mettere a scrutinio altri istituti bancari, anche che magari non hanno collegamenti in termini di crediti, depositi, insomma, un vero e proprio effetto domino. Quindi più che l'effetto domino è stato un effetto così paragone, un effetto comparazione tra i titoli. E come un po' immaginate quando magari ogni tanto c'è la notizia, non so, che magari qualcuno ha perso la vita perché magari ha mangiato, avendo un barattolo avariato di una marca, oppure perché magari c'è, cioè, cose particolari, oppure non so, c'è stato, ha lavato male una verdura, è morto, non so, magari di un batterio, cose così. Improvvisamente, per un periodo, tutti, quando magari non so, consumano quel tipo di cibo, fanno una certa cosa, ci pensano, hanno paura, quindi stanno attenti, addirittura smettono di consumare un cibo. Io ricordo, ci fu un caso di, ero piccolo, ma mi colpì ancora, mi è rimasto in mente, di botulino, mi sembra, su non so che prodotto, e praticamente per un lungo periodo non consumavano proprio neanche quel tipo di prodotto, non so se era un prodotto caseario, perché qualcuno c'era morto, ma era un caso su
ovviamente milioni, però noi, il cervello umano è fatto così e nel caso probabilmente anche delle banche, secondo me è un effetto molto anche psicologico, quindi i problemi di Credit Suisse venivano da anni, ovviamente. E oggi, diciamo, la nuova, così, come posso dire, banca messa sotto lo scrutinio è Deutsche Bank. Anch'essa ha dei problemi che vengono da tempi, come dicevo, da anni, eppure oggi il titolo è quello così, il protagonista dei mercati sta spaventando e crolla di oltre il 14%, nonostante, come diceva anche un articolo di Milano Finanza, ve lo metto qui sotto in descrizione, uscito qualche, credo, minuto fa, dice a Deutsche Bank, il titolo crolla meno 14%, ma, però rassicura dicendo, ma per gli analisti la banca tedesca è un caso diverso, e dice appunto, la banca tedesca sta perdendo quasi il 14%, ma soprattutto preoccupano, questo volevo anche aggiungere, i cosiddetti CDS, Credit Default Swap, che l'avevo già spiegato per Credit Suisse pochi giorni prima che sostanzialmente fosse acquisita, quindi probabilmente avrebbe rischiato il collasso se non ci fosse stato un intervento, non lo sapremo mai, ma i CDS, Credit Default Swaps, cioè degli strumenti finanziari che servono appunto a assicurarsi dal rischio di fallimento del debito di un emittente, quindi una sorta di polizze assicurative quotate, per cui la protezione in caso di fallimento per, non so, $1.000 di debito di una certa società, che hanno ovviamente un prezzo, più le probabilità percepite dal mercato di fallimento aumentano, più il prezzo di queste, diciamo, polizze assicurative, tra virgolette, aumentano questi CDS. E come dicevo, i CDS, secondo l'articolo di Deutsche Bank, adesso hanno superato addirittura i 200 punti, quindi vuol dire, poi non sapremo mai cosa succederà, ma era successo anche in passato per molte banche che poi invece sono rimaste più o meno a galla. Però vuol dire che il mercato percepisce molto alto, è disposto a pagare molto, il diritto di garantirsi dal fallimento di una certa banca. Come dicevo, i CDS hanno superato i 200 punti. Però appunto, qui diceva, per gli investitori la ristrutturazione aveva prodotto dei risultati, come dimostrano i 5,02 miliardi di profitti. E quindi ecco, dopo, secondo Milano Finanza, dice Deutsche Bank sotto attacco dopo Credit Suisse è il nuovo panic selling, volano i crediti default swap della banca tedesca. Quindi sembrerebbe, ecco, da come la mettono loro, più una situazione così di paura più che di comparazione, ecco, più che magari di vero e proprio panico. Però comunque già per dire la CNBC invece americana è meno rassicurante, evidenzia sempre appunto il fatto che comunque il titolo adesso, ecco, insomma, continua a perdere molto e sta portando giù tutta una serie di anche altri titoli bancari europei e anche in Italia. La cosa curiosa, io la evidenzio perché adesso il mercato sta andando un pochino meglio, ma insomma qualche minuto fa perdeva anche di più, ma comunque è curioso perché il DAX tedesco, quindi l'indice tedesco, perde l'1,75% al momento, il FTSE inglese, dove comunque la componente delle banche è importante, l'1,28%, il CAC francese l'1,74%, e la borsa italiana l'1,95, quindi noi, nonostante una crisi Deutsche Bank tedesca, noi andiamo sempre peggio, chiaramente perché la componente bancaria italiana è molto importante. Insomma, al momento, per citare alcuni titoli italiani, allora UniCredit sta perdendo il 3,64%. Intesa il 2,05%, Monte dei Paschi 2,89%, Banca BPER il 4,21%. Quindi tutto sommato non è un crollo enorme, ma comunque stanno un pochino così correggendo la curva, però sta spaventando molto, ecco, la questione di Deutsche Bank. Adesso al momento vediamo se ha un pochino recuperato. In termini, sì, adesso sta perdendo un 10%, quotata 8,40 al momento, ecco che sto girando il video, ma comunque quasi un 10%. Commerzbank tedesca sta perdendo il 6,40%,
Banco Santander 4,12 e vediamo quelle francesi. Allora, BNP Paribas per esempio sta perdendo il 5,12%, Société Générale il 6,43%, Crédit Agricole 2,81%, AXA il 2,20% e ING Group 4,04%. Quindi vediamo un po' una panoramica dei vari banchi europei, insomma abbastanza importanti. Quindi non è proprio un crollo, un panic selling come forse era un'oretta fa, ma preoccupa molto e soprattutto è curioso perché non è collegato a, come dicevo, un vero e proprio effetto contagio nato dagli Stati Uniti, ma piuttosto un effetto comparazione. Appunto, vediamo il cambio euro-dollaro, come dicevo, è stato. Diciamo l'euro sta crollando letteralmente rispetto al dollaro dopo qualche giorno che aveva preso terreno, adesso è un pochino risalito, ma insomma in mattinata era proprio andato giù, era passato da circa 1,085 a 1,07. Adesso è un pochino risalito a 1,075, ma comunque parliamo di movimentazioni, come dicevo, che su un cambio tra due valute così importanti è enorme. Particolare i cambi, eccolo, diciamo l'euro sta perdendo lo 0,68% rispetto al dollaro, che è tantissimo per un tasso di cambio del genere. L'euro rispetto alla sterlina inglese più o meno invece è in parità, mentre ecco, insomma, vediamo un attimo, vi metto, c'era anche rispetto a. La devo ritrovare, vabbè. Comunque, insomma, diciamo, più che altro il cambio euro-dollaro che è importante per dire che l'euro sta perdendo molto proprio anche come valuta rispetto al dollaro. E questo è un ulteriore elemento, secondo me, che comunque va attenzionato, seppure è una questione di oggi e negli ultimi giorni, complice anche così l'ottimismo sui mercati. L'idea non solo che la situazione Credit Suisse fosse risolta, ma anzi che addirittura potesse dare un vantaggio, che comunque si era liberata questa società quasi senza problemi, in realtà poi oggi, diciamo così, sembra essere svanita nel giro di un giorno questa illusione. Anche perché vedevo alcuni articoli, poi ve li metto in descrizione, ma comunque per esempio uno su Fortune. Diciamo anche il precedente di così aver spazzato via in un attimo in questo cosiddetto affare, cioè per cui UBS ha acquisito non solo il maggiore suo concorrente, ma addirittura senza debiti, cioè tutte le obbligazioni le hanno sostanzialmente azzerate. Ha comunque così, è un precedente che spaventa soprattutto gli investitori, per cui magari lì per lì sì, sembra una situazione risolta, dicono anche beh, ma è giusto perché comunque se uno compra debito di una banca si deve giustamente assumere il rischio, già è diverso rispetto ai depositanti, ma che spesso invece pagano, basta vedere il caso di Cipro e della direttiva europea che prevede oltre 100.000 euro il cosiddetto bail-in di depositi, però si procede sempre dicendo primi a pagare tutto sono gli azionisti, ovviamente, poi che sono proprio soci della società, della banca, poi gli obbligazionisti che hanno prestato soldi, poi anche lì possono essere obbligazioni con vari livelli di, diciamo, priorità nel pagamento, per cui ci sono quelle senior, junior, eccetera, seconda di chi sono i primi a pagare sostanzialmente a perdere i soldi. Magari sono più livelli di privilegio, però di solito quando sono grandi crisi tendenzialmente quasi tutti spariscono, insomma, gli obbligazionisti e poi eventualmente se serve si va proprio sui depositanti anche sopra 100.000 euro. Lì per lì sembrava una soluzione buona, sembrava risolto, ma tante volte si esclude, scusate, si esclude il punto di vista della paura per altri casi, per cui comunque magari per lì non nessuno pensa a quegli azionisti, quegli obbligazionisti, scusate, degli obbligazionisti, ma con il passare del tempo queste persone, altri,
di altre banche hanno visto quell'esempio negativo per chi aveva investito nella banca, e questo può spaventare e scoraggiare. Quindi diventa sempre più difficile magari per una banca vendere obbligazioni, fare affidamento su quella linea di credito, e può cominciare a diventare un problema. Magari altri così obbligazionisti di altre banche vedono e dicono: ma forse è meglio cominciare a vendere quelle obbligazioni, cominciare a liberarci di questi titoli, anche perché magari i rendimenti tutto sommato rispetto al rischio non sono magari poi altissimi. Quindi c'è anche questo ulteriore aspetto da tenere presente. Quindi far pagare a una categoria o l'altra è sempre un problema, perché qualcuno a un certo punto, se mancano i soldi, deve pagare. Quindi così il legislatore o chi insomma gestisce queste situazioni a un certo punto deve decidere chi deve farsi carico tante volte della perdita. Questo di fatto è, in estrema sintesi. Però bisogna pensare alle conseguenze. Magari appunto lì per lì può sembrare la soluzione migliore: prima gli azionisti, poi gli obbligazionisti hanno rischiato a fronte di potenziali profitti, gli è andata male, è giusto che paghino prima loro, meno il depositante. Però anche lì il depositante, se ha tanti soldi, 100.000 euro, che possono sembrare tanti per molte persone, ma nell'ambito dei depositi, pensiamo a SVB Bank negli Stati Uniti, addirittura viene garantito oltre i $250.000 il fondo di tutela dei depositi. Tanto lì non bastava, l'hanno dovuto fare a tutti, erano anche molte società, ma c'è anche questo aspetto. Cioè, una società che deposita i propri soldi in una banca, in teoria ha in carico tanti dipendenti, tanti fornitori, quindi magari se perde quei depositi non è così riccone come viene tante volte propagandato. Dice: beh, tanto ce n'è tante, è giusto pagarli. Ho sentito dei discorsi anche di alcuni politici anni fa, dal vivo, che dicevano: beh, vabbè, ma averceli 100.000 euro, quindi come per dire, tanto uno che ha più di 100.000 euro è giusto che paghi, non rompesse. Anzi, io non ce l'ho, quindi, anzi, un po' quella giocare sull'invidia sociale, queste cose. Ma il problema, bisogna poi capire anche perché chi veramente è ricco, è potente, è dentro il sistema, prima che una banca entri in quel livello di crisi, ovviamente ha saputo le cose prima e con buona probabilità ha tolto i soldi molto prima. Quindi in realtà non, chi veramente è così l'omino del Monopoli col monocolo e il cilindro, ha tolto i soldi prima, sanno le cose prima, se no non avrebbero quel livello di ricchezza. Di solito a pagare sono così le persone magari anche non ricche, perché magari la persona che ha ricevuto la liquidazione dal lavoro quando è andata in pensione, qualcuno anche che magari ha venduto una casa e ne doveva ricomprare un'altra, magari ha 300.000 euro sul conto ma non è ricco, magari è un pensionato, un dipendente, magari uno ha venduto, non lo so, qualcosa, ha ricevuto un'eredità, magari anche non enorme ma sopra quella somma, oppure società che magari hanno in carico, come dicevo, dipendenti, famiglie, fornitori, attività, quindi creano un effetto devastante, anche quel bail-in sopra i 100.000 euro. Un altro poi aspetto che purtroppo si era visto con tanti fallimenti bancari in Italia negli anni precedenti, scandali insomma, ecco, che penso un po' tutti ricordano, era il fatto che sulla carta facevano questo famoso bail-in, dicevano prima pagano gli azionisti, poi gli obbligazionisti perché hanno rischiato, e poi eventualmente i depositanti, o a volte neanche pagavano i depositanti sopra i 100.000 euro. Quindi sembrava una cosa di dire: beh, chi ha si assunto il rischio è giusto che si assuma anche, appunto, cioè chi poteva avere un beneficio si assume anche i rischi. In realtà poi si vedeva che tante volte quelle banche, prima di fallire, facevano le vere e proprie campagne martellanti delle persone, chiamandole a casa e spingendole appena avevano due soldi sul conto. Ecco, magari situazioni, persone in pensione, persone che hanno venduto la casa, magari si erano trasferiti su una casa più piccola, avevano quei 100.000 euro sul conto, 80.000 euro, 50.000 euro che gli dovevano servire, no, per integrare magari la pensione, lo stipendio. Li chiamavano, dicevano: beh, ma c'è tutta questa liquidità, vedo sul conto il dipendente o magari il promotore o chi per lui, e dice: comunque
facciamoci qualcosa, no? Guarda, questi non rendono niente, ti si svalutano sti soldi, è un peccato. Addirittura magari dicevano, beh, ma poi sono a rischio perché sai che sopra i 100.000 euro non sono nemmeno garantiti, qui bisogna rischi che se succede qualcosa te li prendono, questa Europa, queste qua, giocando magari anche no, le banche come se loro fossero estranei. Poi dicendo, beh, guarda, abbiamo le ottime obbligazioni oppure dei certificati di deposito, quello o quell'altro, varie denominazioni, fondi, ma lì vabbè, è già un investimento. Magari diciamo, guarda, abbiamo obbligazioni, un 5% garantito, tra 3 anni sei sicuro, riavvi il tuo capitale, stai tranquillo, non rischi nulla, ogni anno integri, anzi, questi soldi ti rendono qualcosa. Poi quando è arrivato il patatrac, quelle persone sulla carta erano obbligazionisti. E quindi c'era il caso di una pensionata di non so che età avanzatissima, che era... Eccomi, scusate, era finito lo spazio nel telefono e ho continuato a parlare per altri minuti. E no, dicevo, quindi magari mettendolo così, appunto, molte persone sono diventate obbligazionisti senza capire cosa implicava in termini di rischi, soprattutto in caso di fallimento delle banche, e da depositanti con certe tutele, anche fino a 100.000 euro, si sono ritrovati obbligazionisti e a quel punto, per la nuova normativa del bail-in, hanno perso sostanzialmente tutto. Dopo ci sono stati casi in cui, visto anche lo scandalo, l'indignazione pubblica, hanno recuperato, anche perché c'erano situazioni paradossali di magari pensionati di età avanzatissima che tutti i loro risparmi li avevano investiti in obbligazioni. Dipendenti della banca o promotori che pochi giorni prima del patatrac avevano convinto grandi imprenditori a mettere tanti soldi. Tante volte c'era anche il confine labile, magari di persone che avevano imprese, quindi dovevano avere fidi dalla banca, prestiti, vivevano di quello e magari sui loro risparmi personali, avevano messo così soldi in obbligazioni, addirittura nelle azioni della banca, in un clima così di, non dico forzatura, però a volte magari neanche serve chiederlo, no? Uno se già sa che magari ha bisogno di quei soldi, di quelle linee di credito, magari così la situazione è sempre un po' liscio e magari, non so, il direttore, ipoteticamente, della filiale ti chiede di, così, per i tuoi fondi personali, però di sottoscrivere, non so, magari quei 20-30 mila euro di obbligazioni, che fai? Non lo fai? E magari non c'è, non è che dice se non lo fai allora io non ti do il fido, te lo tolgo o non spingo per farti avere, ovviamente, ma non, magari neanche serve. Tutti i casi, i più svariati, sono state anche tante denunce, tanti processi, a volte anche così finiti un po' nel nulla, tante volte, o comunque magari anche con condanne, ma dove magari dicevano così, ostentavano, dicendo tanto il mio cliente non farà un giorno di carcere, quindi come per dire sti cavoli. E alla faccia di chi magari ha perso veramente tutto, anche perché non, ripeto, non parliamo di ricconi, parliamo tante volte di persone anche modeste che però magari come fu per i scandali anche Parmalat, eccetera, si sono trovate magari anche indotte a acquistare grandi quantità di obbligazioni, di azioni per nulla. Pensando che erano sicuri, magari dicendo io non ci capisco niente, mi fido di chi ci capisce che lavora in banca e poi ovviamente uno non generalizza come dico sempre, però insomma quelli sono fatti purtroppo di cronaca, anche perché magari lo stesso dipendente di banca, magari col contratto a termine o comunque con dei così, con un po' la cosa liscio, gli dicono senti qui o chiudiamo la filiale, non si sa tu dove finisci o peggio rischi di perdere il lavoro, oppure dobbiamo raggiungere questo budget, dobbiamo vendere almeno 8 obbligazioni, se no dalla direzione mi massacrano, io ci provo, ognuno fa lo scaricabarile in alto, alla fine del gioco, magari a volte neanche serve dire le cose, uno sa quello che deve fare senza indicazioni precise, senza che nessuno si esponga troppo a scoprirsi. Ma questo è un aspetto. Un altro aspetto per cui probabilmente questa crisi sta spaventando, soprattutto per quanto riguarda le banche, riguarda proprio la natura intrinseca dei bilanci delle banche, in particolare dei derivati, che sono state alla base di crisi anche importanti. Pensiamo al Monte dei Paschi di Siena, ma
banca che esiste da secoli e che poi ha avuto bisogno di tantissimi aiuti pubblici del governo italiano. La stessa Deutsche Bank, perché questi derivati sono in estrema sintesi dei contratti tra la banca e un'altra controparte. Questi derivati non è che prevedono, cioè derivano appunto gli obblighi reciproci da altri fattori indicati nel contratto, ecco da lì i derivati, che possono essere molto semplici o estremamente complessi con formule matematiche incomprensibili, eccetera, che servono proprio degli esperti, dei periti, esperti matematici a volte, per capire anche solo cosa sono questi obblighi reciproci. Quindi magari, non so, dice la banca ti presta un'impresa 100.000 euro dicendo guarda, tu mi restituisci se succede questo, quest'altro, i tassi così, i mercati fanno così, la media di quel valore è così, o anche banalmente qualunque cosa, anche non so, dire piove più di 200 giorni all'anno, qualunque cosa, insomma, scrivere il contratto, allora tu magari mi devi ridare, non so, 100.000 euro più un tasso del 2% per 5 anni. Se invece succede questo, quest'altro, la media degli indici, la media qua, là, allora mi devi restituire, non so, 100.000 euro più il 5%. Se però succede quello, quell'altro, non mi devi ridare 100.000 euro, me ne ridai solo 80.000. E se invece succede questo, quest'altro, invece che 100.000 mi devi ridare 1.000.000. Oppure non, e così via. Sono vari, quindi la banca e le controparti assumono dei rischi imprevedibili, addirittura gli enti pubblici, anni fa ci fu così queste inchieste giornalistiche di enti pubblici, comuni anche, che si ritrovavano con l'acqua alla gola perché avevano sottoscritto dei derivati, quindi ricevendo tanti soldi dalle banche, poi avvenivano quegli eventi imprevisti e a quel punto si ritrovavano a dover le amministrazioni successive, intanto quelli avevano preso i soldi, avevano fatto le cose, i cittadini tutti contenti applaudivano, magari li rivotavano, poi nel frattempo arrivava un'altra amministrazione e si ritrovava che quel contratto che diceva guarda mi devi restituire, è successo questo evento, mi devi ridare un tasso di 10 volte tanto, e i soldi non c'erano. E questo vale anche per le banche. Le banche si trovano, per via dei derivati, degli obblighi a volte imprevedibili, imprevisti, o magari la controparte non è in grado di pagare. E tutto questo a bilancio non c'è. Avevamo visto nel caso addirittura di SVB Bank, Silicon Valley Bank, che tutto il caos era nato perché i loro titoli di Stato americani, quindi massimo livello creditizio, insomma tra i massimi, anche se non proprio il più alto, soltanto perché erano aumentati i tassi di interesse, i titoli già emessi erano calati e si è ritrovata una perdita di 1,8 miliardi. Avendo acquistato titoli di Stato semplici a tasso fisso, probabilmente comunque con un mercato, eccetera. Immaginate quello che può essere mettere su un bilancio le quotazioni, cioè il valore di questi derivati. È impossibile perché sono talmente tante volte complessi, con talmente variabili negli esiti, imprevedibili, che è impossibile. A volte li mettono in nota integrativa, ma immaginate una banca quante ne può aver sottoscritti, ognuno quanto è complesso, quindi tante volte sono anche segreti tra due controparti, quindi è quasi impossibile, quindi è un po' un terno al lotto, o anzi proprio una fare proprio tutto, diciamo come probabilità, capire una banca quanto può rischiare, e è facile che saltino fuori le perdite imprevedibili, come magari dei profitti buoni, però è talmente variabile da rendere i bilanci così di fatto poco indicativi della vera situazione della banca, e questo è probabilmente uno dei motivi che spaventa. Quindi magari spesso succede che ogni anno si trova, dice quest'anno abbiamo per via di questi derivati un buco di tot, magari il governo di turno glieli dà perché deve tenere in vita la banca, dicono se no se fallisce il danno è ancora maggiore, e quindi ecco quello succede. Quindi tante volte potrebbe accadere appunto che magari per tenerla in vita da questo, ma non si sa questi contratti quanti sono, che esiti avranno in futuro, e questo probabilmente è uno dei motivi che spaventa. Come dicevo, anche Deutsche Bank negli anni precedenti aveva avuto problemi appunto con questi derivati, e quindi da allora è sempre in una situazione così un po' precaria, perché non sanno
ogni anno che esiti hanno questi contratti. Quindi secondo me questo è uno dei motivi. Oggi non viene molto citato, ma secondo me potrebbe essere uno dei motivi, ovviamente scatenato dal fatto che c'è stato il caso di Credit Suisse, eccetera. Però secondo me, come dicevo, fa ricordare un problema già esistente, però probabilmente reale. Adesso vediamo come sta evolvendo il tutto. Come dicevo, i mercati un pochino sembrano così aver corretto la rotta, adesso sono leggermente risaliti e Deutsche Bank nel frattempo sta perdendo, sì, sempre intorno al 10, stiamo lì, insomma, più o meno sono queste le quotazioni. Vediamo come andrà e terremo d'occhio questa situazione. Io come sempre vi saluto e vi ringrazio. Ciao a tutti.